Noi siamo in un mondo di impuniti. È talmente diffuso nel nostro mondo il modo di dire di tutto, specie in rete. In rete è possibile dire di tutto contro qualcuno. Voi dite, ma anche tu dici qualcosa contro qualcuno? Sì, ma contro qualcuno che offende, contro qualcuno che fa mercato delle cose riguardanti la fede e il mercato peggiore, perché Gesù usò la frusta contro i mercati del Tempio che cambiavano le valute, che permettevano di comprare quello che serviva nel Tempio. Anche quando Gesù fu battezzato, non battezzato, scusatemi, fu circonciso, furono comprate delle colombe, se mi ricordo bene, per offrirle al Tempio. Quello era un mercato a favore del Tempio, eppure anche quello non stava bene a Gesù. Figuriamoci un mercato che va contro al Tempio. È veramente unico osservare che anche Gesù a un certo punto usa la frusta, il mite e buon Gesù usa la frusta quando si tocca il padre. Ma accade perché noi siamo in un mondo di impuniti. Perfino la fisica si comporta da impunita. Voi dite, ma quando? Quando crede che è libera di fissare dei principi e poi non è rigorosa nel rispetto di quei principi. Io l'ho detto in un video che ho fatto, il penultimo. Quando noi usiamo la dimensione atomica, che è riferita al metro, è metri 10 elevato a meno 10, e usiamo questa componente per misurare l'altra, l'infinita espansione dell'universo, ecco che la quantità grande, visto che l'universo è unitario, deve essere 10 elevato a 10 metri. Perché? Come mai? Perché noi abbiamo usato in linea quel valore nello spazio atomico. Se sulla base della dimensione atomica noi valutiamo il tutto fatto di atomi, allora il tutto fatto di atomi a livello di spazio in linea ne contiene soltanto 10 elevato a 10 perché la quantità unitaria è quella uguale contraria. E quindi abbiamo un 1 dato da 10 elevato a 10 metri diviso 10 elevato a 10. Insomma, il metro si mette come metro tra i due opposti, valore unitario tra ciò che sia il contesto atomico e ciò che sia il contesto universale. Ma la scienza crede di essere impunita, fissa dei principi per valutare e poi se ne dimentica. E quando trova uno rigoroso come me, che tiene fede ai principi e vuole inchiodare la fisica sui
sui suoi principi, è costretto a chiamarla Amodea. Perché? Perché l'altra fisica non è rigorosa nel rispetto dei suoi principi. E alla fisica normale sembra che io non rispetti i principi quando sono l'unico che li rispetta. Vedete? Perché? È perché c'è questo clima che tutto è possibile. Noi abbiamo fissato dei principi, sì, ma poi rispetto ai principi noi abbiamo ogni libertà. Col cavolo! Non abbiamo ogni libertà. Noi, almeno in fisica, siamo tenuti assolutamente al rispetto dei principi. Perché chi detta legge è l'unità di tutto quanto il sistema. Il nostro mondo è uno. Per questo Dio è uno. Perché il valore assoluto è dato da un uno uguale a n elevato a zero, ossia l'assoluta indipendenza da ogni limite dimensionale, perché la base n computa n quantità e n quantità non è nessuna quantità definita. Potrei dire che 325 è una quantità definita, ma non n. N è l'essenza di qualsiasi numero possibile purché sia diverso da zero. Quando io con zero indico la non esistenza. Quindi, quando io ho da misurare niente, io uso zero. E zero indica che quello lì che io misuro non c'è. Manca. Quindi n come base indica una presenza di tutto tranne che di zero. N elevato a zero prende quello zero che non esiste nella base e lo colloca nell'esponente. Cosa significa n elevato a zero? Significa che la dimensione che ti convalida il numero è la dimensione 1. N elevato a 1 significa che esiste un n. N elevato a 2 significa che esistono due n e si moltiplicano tra di loro in maniera interattiva, n per n. Quindi, se n elevato a 1 indica che esiste un n, n elevato a 2 indica che esistono due n, n elevato a n indica che esistono n elevato a 0 significa che non esiste nemmeno n. Quindi, una volta che noi abbiamo fissato sulla base l'esistenza di n, messo 0 nell'indice significa che nemmeno quella n esiste. Vedete la pura esistenza senza alcun limite? E quanto vale? Vale 1. Quindi quando noi diciamo che l'universo è 1, significa che è un quantitativo assoluto, ossia senza alcun limite. E come facciamo a renderlo assoluto quando noi usiamo il limite? Diventa infinito in quel limite. Se assumiamo il limite, allora il limite è senza alcuna fine, tanto che essendo il limite illimitato, vedete, la stessa presenza di limite e di illimitatezza rendono nuovamente assoluto l'insieme, perché due cose uguali e contrarie che esistono insieme, mentre si annullano, determinano una combinazione che esiste
per il tempo differenziato di una delle due parti e a quel punto si determina una presenza alternante, perché le quantità che esistono come un rapporto seguitano a invertirsi l'un l'altra, come per esempio 10 a 1 che si inverta in un decimo che ritorni a essere 1 a 10. Esattamente come accade in una equazione, quando noi prendiamo un valore, per esempio 10, e gli facciamo cavalcare un'onda che sia tutta piatta, ossia uguale a 1. 1 uguale a 1 uguale a 1 uguale a 1. Ci mettiamo in questo insieme un 10 da una parte e poi gli diciamo: dai, spostati passando di membro in membro. 1 uguale 1, spostati da un membro all'altro. Ebbene, il 10, spostandosi nell'altro membro, deve diventare decimo, e poi diventa nuovamente 10, e poi decimo. Quindi abbiamo una uguaglianza uguale e distinta, perché da una parte abbiamo 10, dall'altra parte abbiamo decimo, e sono la stessa cosa passata di qua a là. Noi diciamo che non è vero, che 10 non è uguale a decimo. Ma vedete, perché non è uguale? Perché mettiamo che l'altro campo è un campo di inversione, e quindi ponendo l'altro campo come un campo di inversione, l'inversione di una quantità invertita sarebbe la stessa cosa. Ma se noi togliamo di mezzo la differenza che esiste tra le due parti, primo e secondo membro, come campi opposti tra di loro, e immaginiamo che sia sempre e solo il campo del numeratore, eccoci la sorpresa. Il 10 passa dal numeratore al denominatore, dal numeratore al denominatore. È vero che 10 unità sono uguali a un decimo? Se considerate che 10 uguale 10 è una uguaglianza ineccepibile, ma che l'altro membro, il secondo, è opposto, e fate valere l'opposizione al 10, allora diventa un decimo. Tant'è che il 10, per passare dall'altra parte, deve diventare decimo. Se fate fatica a capire, poniamo questo caso di un valore che si moltiplica per 10 e che è uguale. Per esempio, 1 per 10 uguale 1 per 10. Va bene? 1 per 10 uguale 1 per 10. Prendiamo il 10 che c'è nel primo membro, spostiamolo dall'altra parte. Nel primo membro rimane solo 1. Nell'altra parte, di conseguenza, passano 10 decimi che sono uguali a 1. Vedete, noi possiamo dividere tutti e due i membri per lo stesso valore e le cose non cambiano. Quindi quando abbiamo 10 unità uguale 10 unità, se dividiamo tutto per 10, abbiamo che una unità uguale una unità. Ma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un 10 e lo abbiamo spostato sotto dall'altra parte, dove è giusto che vada. In tal modo, spostandosi, diventa decimo, e 10 decimi conferma l'unità che c'è dall'altra parte. Vedete, il nostro sistema di uguaglianze alterna i valori. Il 10 che passa sotto e passa sopra e passa sotto a ogni inversione di campo rappresenta la conseguenza della verità. Quale? Che verità è?
è questa stessa verità, vedete, questo e questo. C'è la prima metà di un ciclo e la seconda metà di un ciclo che si aggiunge e chiude questo ciclo. Quando noi passiamo a un altro campo che apriamo, mentre questo è uno solo, e creiamo un membro che sia uguale contrario, in sostanza questa parte di sotto si rende speculare e quella che era una unità è distribuita su due tempi dell'unità, uno dopo l'altro, e che sono invertiti tra di loro. Nel primo c'è un'onda sopra la linea di equilibrio, nell'altro c'è la mancanza di tutto questo. Se abbiamo un'onda di acqua reale, sopra c'è acqua, di fianco manca acqua. Ma perché? Perché se noi togliamo di mezzo l'inversione dell'inversione, ritorna a essere un ciclo di apertura e di chiusura, ma la chiusura noi la vediamo opposta e di conseguenza quello che è opposto noi lo vediamo spostato e rovesciato, come accade in una equazione in cui 10 su 1 passando dall'altra parte diventa 1 su 10 e voi potete avere l'immagine proprio di una onda in cui da una parte c'è 10 sopra la linea di frazione e dall'altra parte c'è il 10 collocato sotto la linea di frazione. Ecco che una equazione noi l'abbiamo conformata a un'onda in cui una parte per andare dall'altra parte deve invertirsi. Insomma, quando noi fissiamo dei principi, questi principi dettano legge. Non ci può essere la condizione di un qualcosa che sfugga alla legge. Eppure la fisica cosa fa? Crede che il sistema di misurazione decimale arrivi fino a un certo punto in profondità. Poi, come se il sistema decimale non funzionasse più, ci sono le superstringhe, ci sono cose che escano fuori dalla logica decimale. Invece siamo in una logica decimale che una volta che l'hai presa a una dimensione, esiste a tutte quante le dimensioni. E nel piccolo esiste la stessa immagine che c'è nel grande. Al di sotto del metro praticamente c'è un universo piccolo, semplicemente perché le due parti rispetto al metro che fa da divisore, da una parte c'è una condizione espansa, dall'altra parte c'è una condizione ammassata e praticamente la linea orizzontale che determina tutto questo, quando noi abbiamo i due infiniti che sono sopra e sotto la linea, se sono così, sono espansi tutti e due. Se noi li rendiamo realmente opposti come sono tra di loro e uno è totalmente espanso e l'altro è totalmente ammassato, ecco che la linea si curva e diventa un campo in cui all'interno c'è tutto l'ammassamento e all'esterno c'è tutta l'espansione, ma sempre della stessa cosa. Tutto quello che è andato dentro è equivalente a quello che è rimasto fuori. E questo a tutte le dimensioni. Più piccolo noi riduciamo il contesto ammassato rispetto a lui, più grande è il complesso espanso. Ma sono tutti regolati dall'unità. E che dimensione prende un volume sferico che noi si sia ammassato? L'equilibrio tra il valore di ammassamento e il valore di espansione che esiste
in quelle determinate condizioni, perché la Terra ha il volume che ha e il meridiano che circonda la Terra è un'entità dal quale noi possiamo ricavare il metro, che abbiamo visto è il valore unitario dello spazio di tutto l'universo. Perché? Perché noi abbiamo preso esattamente il meridiano, lo abbiamo considerato uno, è il limite di contatto tra il campo espanso e il campo ammassato. Quindi è una linea di totale equilibrio, di totale condivisione tra i due campi, l'uno e l'altro. Quindi è il giusto mediatore. Una volta che abbiamo fatto questo, che cosa dobbiamo fare per creare un sistema di riferimento che sia giusto? Dobbiamo, innanzitutto, avendo assunto un decimo come valore unitario di presenza in un ciclo che è 10, per forza, perché se noi l'unità la osserviamo per un decimo, noi la troveremo grande e lunga 10. Sì, però se è una unità in linea, che è un decimo, a livello di volume è un millesimo. E a livello totale com'è? Quando andiamo a prendere proprio la dimensione atomica, che come abbiamo visto rispetto al metro è 10 elevato a meno 10 metri. Com'è? È quella lì. 10 elevato a meno 10. Quindi il valore grande in cui deve esistere la lunghezza del meridiano è 10 elevato a 10. È chiaro? Ma di che cosa? Di massa unitaria presente. Perché noi lo stiamo valutando sulla presenza dello spazio atomico, che è lungo metri 10 elevato a meno 10, per come abbiamo visto e controllato dopo. Ma quando lo si faccia prima, semplicemente poggiandoci sul fatto che noi abbiamo 10 come intero e decimo come il suo valore unitario, noi ci rendiamo conto che per avere unitaria una potenza, che ha i due termini della base e dell'indice, dobbiamo avere lo stesso numero sia nella base sia nell'indice. Quindi l'intero deve chiamarsi 10 elevato a 10. Quindi il meridiano quanto è lungo? 10 elevato a 10. Che cosa? Decimi. Già, ma il decimo, quando è a livello di volume, quanto è lungo? Diventa 1000 il decimo. Allora, dividiamo 10 elevato a 10 per 1000. Che cosa ne otteniamo? Ne otteniamo 10 elevato a 7. 10 elevato a 7 significa 1 con 7 zeri. 6 zeri sono 1 milione, 10 milioni. Quindi definire 10 milioni la lunghezza di questo meridiano significa renderlo pari al valore di 10 elevato a 10 diviso 10 al cubo. È 10 elevato a 7. Questo in una unità. Ma lo spazio ha una unità di tempo e tre di spazio, ha quattro dimensioni. Quindi quel 10 milioni deve essere 40 milioni. Quindi quando io decido che quello che è un meridiano, che è il confine tra il sistema ammassato e il sistema espanso, è
lungo, per forza, essendo quadridimensionale, 40 milioni, ecco, ho determinato il tutto secondo il valore ammassato in mille millesimi. Quindi, amici, con la 40 milionesima parte del meridiano, uguale metro, noi abbiamo il valore veramente unitario. Quindi l'operazione che fecero sul finire del 1700 quegli scienziati che furono incaricati dall'Accademia Francese delle Scienze fu una operazione di imposizione, di assunzione perfetta. La scienza assunse il metro in modo che è perfetto. Infatti lo abbiamo riscontrato dopo, sulla base del sistema atomico, il cui spazio è metri 10 elevato a meno 10. Lo abbiamo visto dopo, perché 10 elevato a 10 diviso 10 elevato a 10 metri uguale un metro. E quindi il metro singolo è proprio il valore che fa da mediatore tra tutto il sistema ammassato e tutto il sistema espanso, a tutti i livelli, a tutti i livelli. Certo che a mano che noi riduciamo la quantità presente, si esalta la differenza tra i due opposti di ammassamento e di espansione, perché il loro valore è sempre tale che noi abbiamo sempre il contenuto 1, che poi è 4 quando noi lo andiamo a osservare nello spazio-tempo. A che dimensione? Alla dimensione subatomica esistono le stringhe? No. A mano che noi scendiamo sempre più in basso, esiste sempre e comanda sempre il sistema decimale. Perché? Perché l'abbiamo imposto noi. E la scienza non fa come fa l'uomo, che una volta che ha fissato i principi, poi se ne fotte dei principi e crede che sia lecito. Perché? È perché tutto è diverso qui. Il principio ci serve solo per misurare, ma non detta legge. Col cavolo che non detta legge. Voi tutti credete che sia possibile e lecito fare nel sistema scientifico come fate nel sistema morale? Siete, se ci credete, semplicemente dei